Ah, giovani, 2 settimane che usa iPhone 13 e 13 Pro insieme, alternandoli, prima una full discharge con uno, poi con l'altro, questo per andare a rodare un po' la batteria, far apprendere ai telefoni le mie abitudini e poi testare, insomma, l'effettiva durata e poi tutto il resto, insomma. Al di là dei problemi che ho avuto col 13 Pro, vi invito a recuperare l'ultimo video in questo caso. Abbiamo un 13 liscio che parte da 939 euro, versione 128 giga, finalmente ci leviamo dalle scatole i 64. Mentre il 13 Pro, 1189 euro, con una differenza di 250 euro, che cosa mi fa guadagnare? I 120 Hz adattivi, un core in più di GPU, 2 GB in più di RAM, LiDAR, teleobiettivo 3x e funzioni dedicate della fotocamera come ProRes, ProRAW e Macro. Interessante notare come la modalità cinematografica ci sia anche sul 13, nonostante non abbia il LiDAR. Quindi vi invito subito a lasciare un grosso like qui sotto, perché per questo video niente intro magica, no? Come al solito, ma guardate un po' qua. È stato girato dal 13 Pro perché avete visto anche un paio di clip macro. La macro davvero si è aggiunta proprio con questi 13 che mi piace tanto, viene fuori anche, cioè l'effetto è molto interessante, da 14 cm a 2 cm io mi posso avvicinare al soggetto. A parte questo, modalità cinema che è simpatica, ma qualitativamente secondo me ancora non ci siamo. A parte che è bloccata al Full HD 30 frame e sul mio schermo 32 pollici quando edito veramente ogni volta mi scoppia il cuore a vedere, insomma, la resa. Secondo me è utile per magari, non so, qualche storia Instagram ad effetto o delle clip particolari, va molto bene per i giochi di sguardo. Tra l'altro in post posso scegliere poi i punti di messa a fuoco, che non sono esattamente liberi al 100%, ho delle zone da poter scegliere, ma posso impostare i vari keyframe e quindi sfocare dinamicamente lungo il filmato. Ed è un qualcosa, attenzione, di completamente software, e è un qualcosa che è sui 13, non c'è sugli iPhone 12 precedenti, e questo anche forse perché hanno comunque con la 15 Bionic di questi nuovi iPhone migliorato un po' quelle che sono le operazioni che può fare la MPU. In generale comunque c'è un comparto foto che sul 13 Pro è migliorato molto rispetto al 13 liscio. Comunque ci sono delle migliorie maggiori e più evidenti. Se io li vado a confrontare fotograficamente parlando, il 13 Pro ha le parti in ombra un filo più chiare e più nitide, con anche meno rumori video, insomma, i colori anche più accurati, ecco, di poco comunque, però è un qualcosa che si nota sia con il sensore standard ma anche e soprattutto, anzi, con il super grandangolo. In video la situazione si livella un po' di più, ma comunque persistono sempre queste solite differenze, ecco. E solo lui con 256 giga o superiori può registrare in ProRes, anche se, insomma, è una feature proprio da youtuber pidocchiosi, insomma. Ah, e a proposito di pidocchi, bisogna tenere pulito lo studio ogni tanto, no? Eccolo in azione, il Dreamy Z10 Pro, che rileva in 3D muri e ostacoli con il sensore LiDAR. Oh, come iPhone. Lava e aspira insieme, e in genere i Dreamy sono anche molto bravi negli evitare gli ostacoli senza nemmeno toccarli, per tutti i sensori che hanno e gli algoritmi, e questo non fa eccezione. La peculiarità è che viene con il cestello raccoglitore con sacchetto intercambiabile da 4 litri ed un ricambio già in confezione, non è scontata questa cosa, e ogni volta che il folletto finisce la pulizia e torna alla base, avviare l'auto vuoto. Ovviamente poi ha sensori anticaduta e riconosce i tappeti aumentando dove serve la potenza in aspirazione fino a 4000 pascal, che non è per niente poco, insomma. Nonostante ciò il rumore lo attenua piuttosto bene da solo. Se serve invece poi attacco anche il panno con serbatoio da 150 ml, così lava con acqua regolando il flusso elettronicamente, quindi fa un lavoro piuttosto accurato. La gestione è tutta dall'app Xiaomi Home, dove registro la mappa di casa anche su più piani, e così seleziono singole stanze da pulire, zone specifiche, e limito l'accesso ad alcune aree se non voglio, insomma, averlo tra i piedi ogni volta. E lo comando anche con Alexa. Accendi l'aspirapolvere. Intendi salotto? Stupida idiota. Vi lascio il link in descrizione. Dateci un occhio. Ma insomma, dicevo, il comparto foto e video è stato quello su cui Apple ha anche puntato un po' di più. Oltre all'autonomia, ma di questo ve ne parlo tra poco, c'è una peculiarità che il 13 e 13 Pro hanno sì a 15 Bionic, ma non hanno lo stesso quantitativo di core di GPU. Appunto, il Pro ne ha uno in più, ne ha 5 anziché 4. E voi direte, beh, allora si noterà un po' di differenza. Sì, sui benchmark classici ovviamente il punteggio differisce,
ma neanche di molto. Con alcuni test più specifici dove si misurano gli FPS, però, se magari il Pro va a 49 frame, il 13 liscio va a 43, impercettibile nell'uso quotidiano, insomma in tutte le operazioni giornaliere, anche nei giochi, perché comunque trovare un titolo che posso quasi paragonarlo ad un benchmark, quindi molto pesante, non è cosa così facile. Ma io ho anche confrontato dei test, dei benchmark con anche il 12 Pro, no? Quindi con A14 Bionic, e si vede come non c'è uno stravolgimento lato prestazionale. Quest'anno Apple non ha spinto chissà quanto come ha fatto magari con altre versioni del chip, ma secondo me si è concentrata anche molto nell'ottimizzare quelli che sono comunque i consumi, il surriscaldamento, che comunque è tenuto a bada piuttosto bene, a parte eventuali problemi che si verificano come vi ho detto all'inizio video. E di questo ne giova la batteria, che adesso vede una capacità maggiorata per entrambi. Comunque il 13 ha dei milliampere in più, quindi fa meglio. Entrambi comunque portano a un'ora in più d'uso classico rispetto per esempio ai 12 Pro, e vanno tranquillamente a 9 ore con uso medio per il 13, 8 ore 13 Pro. Capite? Qui c'è stato anche un ottimo lavoro in termini di 120 Hz adattivi del Pro, che anche per esempio quando faccio uno scrolling li va a regolare automaticamente il sistema da 10 a 120 Hz in base all'occorrenza. Evito il più possibile battery drain. Ma 13, appunto, 939 euro. 50 euro in più rispetto ad iPhone 12 dello scorso anno, 128 giga. Sì, è cambiata la disposizione posteriore delle fotocamere, ma ci troviamo di fronte alla fine ad un copia e incolla. Gli iPhone 12 hanno solamente apportato delle migliorie. La batteria si è migliorata, hanno reso la fotocamera 1x più luminosa e ovviamente aggiunto il nuovo SoC A15 Bionic, ma non ci sono degli stravolgimenti hardware da questo punto di vista grossi. È logico, se devo prendere un nuovo iPhone adesso vado sul 13, chiaro, ma se io devo pensare ad un upgrade da un 12, un 12 Pro, ovviamente assolutamente no, a meno che proprio non vogliate, che so, la modalità cinema. Fate a meno. Ma se è comunque il mio primo iPhone e voglio un qualcosa di più completo, o vengo da un iPhone 11 o un 11 Pro, beh, potrebbe aver senso magari pensare ad iPhone 12 Pro. 128 giga, 989 euro al momento, e lo si trova su Amazon, MediaWorld, Apple Store, vi lascio il link in descrizione, e quindi pago qualcosina in più rispetto al 13, ma ho più completezza in genere, che significa camera tele, LiDAR, scatti in Pro RAW, 2 giga di RAM in più, e non ho un degrado delle prestazioni importante. Però sì, dovrei rinunciare a un'ora di batteria, alla cinematic mode, ai preset colori nell'app fotocamera che mancano, ma non lo vedo un grosso dramma, perché nel concreto rispetto a un 13 liscio ho foto e video che sono giusto un attimo meno luminose nelle zone in ombra, e risolve un po' meno efficacemente il rumore, ma nell'uso quotidiano anche qui è davvero difficile notare differenze in termini di fluidità, contando che comunque sia 12 Pro che 13 hanno 60 Hz. Allora potremmo stare qui un attimo a fare un confronto estetico. A me piace tantissimo questo retro satinato, e che è lo stesso alla fine del 13 Pro, che quindi non trattiene le ditate e pesa di più. Questo potrebbe essere un downside, sì, però comunque dà una sensazione di solidità molto maggiore rispetto a un 13 o anche a un 12. Certo, mi vado a risparmiare magari delle fotocamere un filo più sporgenti, ma senz'altro non ci troviamo di fronte a quelle, alla sporgenza di quelle di un Pro Pro Max 13. E non mi interessa nemmeno il fatto che adesso il notch sia un po' più ristretto, che comunque è un filo più alto, perché lato iOS 15 non c'è nessuna aggiunta di icone, di fatto quello spazio più ridotto non serve a niente. E per quanto riguarda 13 Pro, lo consiglio a chi cerca completezza, vuole avere tutte le ultime tecnologie da parte di Apple. Per tutto il resto, upgrade, nuovo iPhone, beh, secondo me lui può essere la scelta migliore, parlando di rapporto qualità-prezzo ovviamente. Io vi invito a farmi sapere cosa ne pensate nei commenti, e noi ci vediamo nella prossima production. Ciao giovani!